Nessuna preclusione verso la categoria e la ferrea intenzione di tornare protagonista e portare in alto il Casarano. Nevio Orlandi non ha avuto dubbi di fronte alla chiamata del club rossazzurro per prendere il posto dell'esonerato Vincenzo Feola. Il 67enne di Casalmaggiore, che nel suo curriculum trentennale ha anche una storica salvezza nella Serie A 2007-2008 con la Regina, sarà la terza tappa da allenatore in Puglia dopo aver guidato il Toma Maglie in Serie D nel campionato 97-98 e il Barletta nell'allora prima divisione dal marzo 2013 all'aprile 2014. La Puglia è una tra le mie preferite come regione e quindi ben volentieri ogni volta c'è da poter lavorare, ma non solo quando c'è da poter lavorare, anche devo dire anche nei miei tempi liberi spesso sono venuto in questa regione. Orlandi torna al timone di una squadra un anno e mezzo dalla sua ultima esperienza, quella con la Vibonese, club riportato in C nel 2018 e condotto alla salvezza nella stagione successiva tra i pro. Arriva in una società ambiziosa allestita dalla famiglia Maci con il chiaro intento di tornare tra i professionisti. La prima tappa in panchina sarà la sfida di domenica al Capozza nel recupero contro il Sorrento. Sicuramente è una squadra con dei valori qualitativi importanti per la categoria, è una squadra che chiaramente se ha avuto degli alti e bassi vuol dire che c'è qualcosina che forse non andava e cerchiamo di inquadrare questa situazione, cosa peraltro insomma già intuita, e cercare da questo di ripartire per quelli che possono essere i giusti valori e i giusti obiettivi per la società e soprattutto anche diciamo, per una cittadina che vuol tornare a certi vertici il prima possibile. Lo sguardo è anche al calciomercato. Il primo rinforzo dell'era Orlandi è stato rappresentato dall'esterno d'attacco Alessandro Ficara, prelevato dal Gravina. Non sono da escludere altri possibili innesti. Se verrà fuori qualcosa da un confronto con la società e cercando di capire qualcosa, la società è sicuramente pronta, ma credo che di star bene così.